Amici sportivi appassionati di pallamano, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Handball Mania, copertina d'obbligo per le azzurre che a Chieti, a casa della pallamano, hanno superato la Bulgaria, soprattutto hanno superato il primo step del giro di qualificazione ai mondiali, un risultato, una vittoria attesa da tantissimo tempo, da 6 anni per essere precisi, da 6 anni l'Italia non vinceva una partita tra le mura amiche, l'ha fatto contro la Bulgaria, possiamo dire missione compiuta. Sì, per una serie anche di fattori negli anni, certo, perché abbiamo disputato poi una serie di qualificazioni, avevamo battuto il Kosovo per esempio nel marzo del 2021, ma avevamo giocato sul neutro di Maria Enzendorf. Questa dinamica delle qualificazioni mondiali ci portava a giocare spesso fuori casa, abbiamo avuto la possibilità di giocarcela in casa e sono arrivate 2 vittorie convincenti secondo me, nelle quali si è visto l'imprinting di quel gioco veloce, anche a volte, lo diremo anche nel servizio, scadendo un pochettino nella fretta, è inevitabile questo, però di quel lavoro che ha iniziato il nuovo tecnico Beppe Tedesco. E dunque è andata bene, no? È andata sicuramente con un risultato favorevole, quando i risultati parlano in maniera favorevole. Assolutamente. E ne parliamo quest'oggi, parleremo in maniera diffusa nella prima parte della lunga settimana internazionale, lunga parentesi internazionale della pallamano italiana, al femminile con la nazionale, al maschile con i club, in compagnia del presidente della Federazione Italiana Gioco Handball, Pasquale Loria, che salutiamo e ringraziamo per aver accolto l'invito. Grazie Presidente. Grazie a voi, buonasera a tutti. E allora, rispetto alle considerazioni che facevamo inizialmente, ovvero una vittoria attesa da tantissimo tempo qui in Italia, una doppia buona prestazione se vogliamo, considerando anche il valore non eccelso dei nostri avversari, insomma, possiamo archiviare questo doppio impegno con soddisfazione, guardando con ottimismo alla prosecuzione dell'avventura? Ah, sicuramente sì, bisogna guardare con ottimismo, poi vabbè, il valore non è certo degli avversari, che dire, quando si vince magari si sottolinea il valore non accesso degli avversari, quando si perde magari si è perso ma non si tiene in considerazione il valore forse eccesso degli avversari in cui si è perso. Quindi diciamo che una vittoria è sempre una vittoria, un passaggio del turno è importante soprattutto per un gruppo come questo, dove ci sono sicuramente delle atlete esperte che hanno molte presenze in nazionale, quindi portano il loro contributo da questo punto di vista, ma la struttura della squadra è quella che ha fatto il percorso giovanile dalla Partiglia Cup del 2018 al championship vinto a Chieti l'altra estate, nell'estate del 21, e quindi poi il campionato del mondo disputato in Slovenia quest'anno. Quindi diciamo è un gruppo giovane, sta facendo un cambio generazionale, che tra l'altro è partito con un po' di ritardo rispetto al maschile. Col maschile abbiamo fatto un cambio generazionale partendo dai 2000, qui diciamo lo facciamo partendo dai 2002, quindi nell'ottica di uno sviluppo di identità di gioco, di identità di squadra futuri, siamo contenti e ci auspichiamo ora di fare un buon secondo turno, considerando anche, scusate se mi dilungo, che molto dipende anche dai sorteggi, perché ora nell'urna dove andremo a pescare si può pescare di tutto, ci saranno contemporaneamente la Francia e la Spagna, ma anche la Svizzera e la Nord Macedonia. E senza togliere niente a nessuno, è comprensibile come è diverso giocare con la Spagna o con la Francia piuttosto che con la Svizzera o con la Nord Macedonia. Assolutamente, infatti il meccanismo di queste qualificazioni porterà adesso a 2 urne, e nella seconda urna di fatto ci saranno le squadre che arrivano dai campionati europei, che si stanno disputando in Macedonia del Nord, in Montenegro, e che si concluderanno a Lubiana in Slovenia, e di fatto a parte 3 squadre, la Norvegia, la Danimarca e la Svezia, che sono le 3 già qualificate perché nazioni ospitanti di questi mondiali, le altre prime 3 al netto di queste ovviamente 3 squadre dei campionati europei vanno direttamente ai mondiali, tutte le altre, certo, finiscono nel calcio
calderone dei sorteggi, quindi ci sarà davvero una lista lunga di formazioni, sono 10 in tutto quelle che giocheranno queste qualificazioni. Io direi di vedere insieme il servizio, dove infatti, facciamo il punto. Se entriamo anche un po' nello specifico del doppio partita, confronto. Di come è andata e di come è andato il doppio confronto, vediamo. Missione compiuta, l'Italia accede al secondo e ultimo turno di qualificazione ai Mondiali 2023 di Danimarca, Norvegia e Svezia. Dopo il successo ottenuto in trasferta a Varna lo scorso 2 novembre, gara terminata 26-19, le azzurre hanno fatto il bis contro la Bulgaria e domenica nella casa della pallamano di Chieti si sono imposte con il finale di 33-29. È la seconda volta consecutiva dopo quella del 2021 in cui superò il Kosovo a Maria Enzendorf in Austria che la nazionale si garantì il diritto di giocare per l'ultima fase che precede la manifestazione iridata. Forte del più 7 dell'andata, l'Italia ha dalla sua serenità e la matematica. Poi però le partite vanno giocate e nel mezzo c'è il fattore emotivo dato dai tanti esordi davanti al pubblico azzurro, dalla prima in casa da capitano di Ilara Dalla Costa e da allenatore di Giuseppe Tedesco. Insomma, l'Italia, come dirà il suo tecnico in uno dei time out chiamati nel corso della ripresa, ha il dovere di vincere perché lo dobbiamo a noi stesse. Abbiamo il dovere di vincere questa partita per noi, ok? Detto fatto, e a differenza di quanto visto a Varna, Chieti è soprattutto il primo tempo a mostrare la migliore versione della nazionale. Primo gol della 17enne Meneghini e vantaggio subito cospicuo con il 4-1 di Manojlovic, MVP e migliore marcatrice italiana con 7 centri. L'Italia vuole correre, cerca con insistenza e costanza la velocità e pur peccando qualche volta di eccessiva fretta trova più riprese, spazi e varchi per colpire e fare male. A lungo sul 12-6 di Giada Babbo al 20esimo e sfida in controllo fino alla pausa a cui si giunge sul 18-13. Alla 36esimo sul più 9 il massimo vantaggio. Nel quarto d'ora conclusivo, certamente rilassata dalla qualificazione già in cassaforte, l'Italia concede alla Bulgaria spazio e modo per un break di 4-0 che riduce il divario fino al 26-23. Game, set, match con la solita Manojlovic e con Kerel Jogap. Sorrisi e applausi al 33-29 che fa rima con la seconda vittoria consecutiva in campo internazionale, ma anche e soprattutto con l'accesso alla seconda fase di qualificazione verso i mondiali. Abbiamo lavorato tanto queste due settimane e soprattutto volevamo fare meglio rispetto alla prima partita e credo che ci siamo riusciti, abbiamo portato il risultato a casa e ora pensiamo già al prossimo step. Ecco, questo era uno step che l'Italia voleva superare a tutti i costi, no? Perché è quello che dava in qualche modo poi accesso alle partite, quelle ancora più importanti contro avversari di grande valore, quelle che verranno fuori poi dai campionati europei. Sì, e comunque era una dimostrazione per noi stesse ma anche per il pubblico che comunque stiamo lavorando tanto in Italia e che possiamo arrivare a competere con le altre nazionali. Ecco, Presidente Loria, guardando al doppio confronto, cosa è piaciuto in modo particolare al Presidente della Federazione di questa Italia, di questa giovane Italia allenata, guidata da Beppe Tedesco? Ma sicuramente tentativo convinto sia della parte tecnica che delle ragazze di cominciare a giocare in un certo modo e di seguire il proprio progetto di gioco diciamo nel corso della partita, anche al di là dei momenti difficili, degli errori, del risultato in bilico in certe circostanze, e poi il fatto che c'è stato un coinvolgimento di tutta la rosa, ma questo non avevo dubbi, conoscendo anche il modo di lavorare, i metodi di Beppe Tedesco, con la partecipazione alla partita di tutte le giocatrici al referto, a rotazioni ampie e buona risposta da parte di tutti. Non dimentichiamo che in questo doppio confronto l'Italia ha fatto a meno di Bevelin Ghiarrua, che insomma ha referto in occasione della gara di Chieti, ma di fatto insomma non utilizzata per alcuni problemi fisici, e non è
un'assenza di poco conto, Matteo. No, indubbiamente è stata tra le migliori giocatrici che hanno giocato negli ultimi campionati mondiali Under 20 e tra le migliori giocatrici del campionato, quindi facendo anche a meno poi di Cappellaro nella seconda partita, è chiaro che Egyarrua doveva essere la sua naturale sostituzione nell'elenco delle giocatrici a disposizione. Questo non è stato possibile per problemi fisici, quindi non un'assenza da poco, che speriamo, ovviamente siamo sicuri che recupereremo poi nel corso delle gare future. Ecco, attendendo poi l'esito del sorteggio, nella speranza che per una volta l'Italia venga accompagnata dalla dea bendata nell'estrazione della fatidica pallina, diamo uno sguardo anche al settore maschile, non chiaramente in prospettiva azzurra, ma guardando a quello che è stato il weekend di Coppa per le squadre italiane. Diciamo subito che una squadra ha superato il secondo turno ed è la Junior Fasano, si conosce anche il nome del prossimo avversario, tra pochissimo ne parleremo diffusamente. Registriamo la vittoria, ai noi inutile, del Conversano e la sconfitta della Bressanone in Serbia. Ecco, da questo punto di vista invece, Presidente, come archiviamo questa parentesi internazionale dei club? Non bene, perché mi aspettavo sicuramente di più, sia dai club maschili che dai club femminili. Quest'anno partecipavamo con 8 squadre alla terza competizione internazionale, l'European Cup, e ce n'è rimasta una sola. Quindi il primo e il secondo turno in questo tipo di competizioni sono turni d'ingresso fondamentalmente, quindi non arrivare al terzo turno oggettivamente è un risultato deludente. Questo probabilmente dimostra che, al di là dei sorteggi, che comunque fanno parte del gioco, trattandosi di turni d'ingresso, poi non sono, diciamo, così determinanti ed importanti, al di là dei sorteggi, dicevo, il livello del nostro campionato maschile e femminile si dimostra ancora un po' lontanuccio da quelli che sono gli standard europei, e questo anche in funzione nazionale non è che sia di grande auspicio, perché io ritengo sempre che le nazionali siano anche e soprattutto il risultato del livello del movimento espresso dal campionato e nazionale vanno di pari passo, a meno che tu non sia un paese storicamente esportatore di talenti dei top club europei, ma non è il nostro caso. Quindi, diciamo, questa battuta dal resto delle coppe europee ci deve far riflettere. Ritorneremo tra pochissimo ad occuparci di quanto successo a Chieti. Intanto, come sottolineato, Fasano, che è l'unica, la superstite della vera e propria catombe di club al maschile e al femminile in Coppa, conosce il nome del suo avversario. Esattamente, il sorteggio si è tenuto martedì scorso a Vienna, nella sede della Federazione Europea, e la squadra olandese dei Cambit Lions, una squadra che arriva dal confine, è una squadra olandese che arriva dal confine tra i Paesi Bassi e il Belgio, è una squadra con una tradizione interessante in ambito europeo, anche lei ha superato come Fasano il secondo turno, ha vinto 3 volte la Eredivisie, il massimo campionato olandese, ha vinto in 2 occasioni anche la Benelig, che è il campionato che unisce le squadre olandesi e provenienti dal Belgio. Questo è il quadro completo, un quadro che coinvolge anche ovviamente sia la Dinamo Pancevo che il Vojvodina, che sono le due squadre che purtroppo hanno eliminato sia il Conversano, come ricordavi in precedenza. Conversano ha toccato anche il più 7 nella sua partita casalinga. C'è stato un momento in cui, insomma, ha accarezzato il sogno di poter realizzare l'impresa. Ma 10 gol effettivamente incassati nella partita di andata hanno trasformato tutto in una faccenda molto complicata. Per Bressanone invece c'è stato veramente poco da fare contro il Vojvodina. Allora, ritorniamo di nuovo invece a Chieti, alla casa della pallamano, perché al tema del confronto vinto dall'Italia contro la Bulgaria abbiamo realizzato 2 interviste con il vicepresidente della FIGIAC Gianni Cenzi, soprattutto con il direttore tecnico delle squadre nazionali femminili Beppe Tedesco. Ascoltiamo e poi andiamo ancora con il presidente Lolia.
Abbiamo pensato le parole del fatto che erano 500 e rotti giorni che non vincevamo quando stavamo subendo un po' alla fine il ritorno della Bulgaria. La verità è che abbiamo fatto un primo tempo secondo me splendido, sbagliando qualche pallone di troppo, ma per il coraggio di giocare in velocità, cosa che non deve mai preoccuparci, possiamo sempre recuperare se giochiamo in velocità. Secondo tempo in realtà siamo partiti da un più 15 rispetto alla qualificazione e questo secondo me ha un po' influito sulla testa delle ragazze, però anche con due time out abbiamo ricordato l'obbligo morale di vincere questa partita per avere la forza di presentarsi in campo internazionale come una squadra che non è sempre gregaria, che non è sempre di rincorsa, ma una squadra che vuole salire. Penso che abbiamo dimostrato che abbiamo la potenzialità per farlo. Adesso sarà una bellissima avventura, noi vogliamo vedere come siamo a un livello più alto, come abbiamo detto anche altre volte. Sarà una sfida interessante, sarà una sfida che vogliamo porci e vogliamo porre alla mano internazionale. Dobbiamo cercare di cominciare a scalfire questo muro che ci separa dall'alto livello. Sicuramente non era facile perché questa squadra veniva da un periodo lontano dalle competizioni, per cui c'era sicuramente un po' di incertezza, però devo dire che nell'arco delle due gare abbiamo avuto ottime risposte sia tecniche che soprattutto agonistiche, perché quel primo tempo a Varna dava molte preoccupazioni, ma poi è venuto fuori un gran carattere, è venuto fuori soprattutto un lavoro che c'è, che è ancora da perfezionare, però già sta dando dei risultati, c'è un gioco, ci sono anche delle qualità individuali, perché oggi abbiamo visto sia Fabbo che Manojlovic comportarsi molto bene, sono delle giovanissime prospettive ancora per noi, quindi direi che il cammino è buono, ovviamente il livello cresce e avremo avversari nelle prossime competizioni di un valore ancora più alto e daremo il massimo. Ecco Presidente, la Federazione Italiana Gioco Handball in questi anni insomma, ha profuso un grandissimo, enorme impegno proprio in relazione alla maglia azzurra, il fatto che insomma, l'Italia si sia dotata di un centro tecnico federale che è stata splendida cornice peraltro del confronto contro la Bulgaria lo testimonia. Cosa si può fare ancora di più per alzare ulteriormente l'asticella? Ma preliminarmente io tengo a dire che se non avessimo realizzato il centro federale a Chieti, la casa della pallamano, i due terzi delle cose che abbiamo fatto in questi anni non solo non le avremmo fatte, non avremmo nemmeno potuto pensare di farle. Quindi questo è sicuramente un punto fermo dell'attuale federazione anche rispetto alla programmazione e ai progetti futuri. Cosa si può fare? Si deve continuare a lavorare come si è fatto in questi anni, cercare di dare continuità alla selezione e alla ricerca del talento, di dare attenzione a ogni biennio in selezione, di cercare di aumentare l'esperienza internazionale delle ragazze e dei ragazzi fin dall'ingresso nell'attività internazionale, nell'area di età dell'attività internazionale e poi niente, continuare così, intensificare il lavoro, cercare di essere sempre in passo con i tempi, cercare di dotarsi di una identità di gioco e di una modernità di gioco anche adatto anche alle nostre caratteristiche e poi contemporaneamente, ritornando al discorso di prima, bisognerà cercare di aumentare il livello del nostro movimento a partire dai nostri campionati nazionali, perché se abbiamo dei campionati nazionali più competitivi e forti dal punto di vista tecnico e sportivo, probabilmente avremo anche delle nazionali più importanti. Aggiungo, non lo diceva il Presidente, anche a limite farci assistere
farci assistere dalla buona sorte, però quella non è programmabile, soprattutto quando c'è da insomma capire, attendere un sorteggio. A proposito di sorteggi che non ci sono stati, ma che danno già la configurazione di qualcosa che avverrà, Matteo. Sì, ci riferiamo alle qualificazioni ai campionati Under 21, che maschili in questo caso, che si svolgeranno ancora, riprendendo il discorso del presidente, all'interno del centro tecnico federale della casa della Pallamano di Chieti. Questo a dimostrazione di come avere una casa può dare ai nostri giovani, ai giovani delle nazionali, la possibilità anche di giocarsi grandi appuntamenti davanti proprio al nostro pubblico. E quindi 6, 7, 8 gennaio è l'appuntamento, Italia che dovrà affrontare la Croazia, il Montenegro e l'Israele nel girone A4 di queste qualificazioni, mentre nell'altro raggruppamento ci saranno la Polonia, la Norvegia e la Repubblica Ceca. Sono in tutto 7 squadre, ogni girone assegnerà alla vincente la qualificazione ai campionati mondiali. Presidente, a proposito di casa e di sogni possibili. Proveremo ad andare ai mondiali, ci abbiamo provato durante l'Europeo quest'estate, siamo stati i primi dei non qualificati col 12° posto, anche qui un po' di sfortuna anche nella fase finale, con qualche infortunio importante, pesante, che ci ha condizionato nelle ultime due partite. Però questo fa parte del gioco, anche e soprattutto in questa tipologia di tornei lunghi e molto intensi, con più partite che susseguono nell'arco di pochi giorni. Proveremo a sfruttare il fattore campo, a prepararci bene per cercare di superare il turno, di vincere il nostro gironcino e di qualificarci per i campionati del mondo Under 21 in Germania della prossima estate. Vediamo quale sarà il risultato. È impegnativo, perché sicuramente i nostri competitor sono forti e comunque noi non saremo ancora al completo in virtù anche di quegli infortuni di cui abbiamo parlato. Assolutamente, il riferimento è a Bortoli, che purtroppo salterà l'impegno internazionale e la qualificazione ai mondiali. Presidente, grazie per essere stato in nostra compagnia. Grazie a voi e buona continuazione. Alla prossima. Ci fermiamo, pochi istanti di pausa e poi ritorneremo, chiudendo questa lunga e ampia parentesi internazionale, per capire un po' cosa succede, cosa è successo e cosa succederà nel prossimo fine settimana nei massimi campionati nazionali. Nel 2023 gli internazionali BNL d'Italia raddoppiano. Ecco due settimane di torneo e tabelloni a 96 giocatori. Sarà un Foro Italico sempre più straordinario. Non puoi mancare. Compra subito il tuo biglietto. Fine settimana, quello appena passato agli archivi, ricco di impegni internazionali, ma si è giocato anche in Serie A Gold. Matteo, insomma, non mancano come sempre poi i risultati a sorpresa. No, non giocando né Bressanone né Conversano né Fasano, sicuramente le attenzioni erano sulle posizioni ad inseguire queste squadre per quanto riguarda la classifica. Sicuramente la garanzia è Merano, nel frattempo, che ha messo in fila il settimo risultato utile consecutivo, e poi occhio a Cassano Magnago, che costringe Bolzano alla terza sconfitta di fila. Vediamo. Costringe anche noi un po' a rivedere certi giudizi su Bolzano, perché abbiamo raccontato di un Bolzano in grande ascesa. È vero, smentiti, vediamo il servizio.
Dopo due settimane caratterizzate dagli impegni di European Cup, peraltro divenuti dolcissimi per la Sidea Group Fasano dopo il passaggio al terzo turno, la Serie Gold torna a pieno regime in occasione della nona giornata. Nel turno infrasettimanale intanto il passo in avanti di Conversano, vittoriosa contro Fonti al Pala San Giacomo, ha rinfoltito la zona playoff, là dove peraltro chi sgomita e si fa largo forte del suo settimo risultato utile in 8 partite è l'Alperia Merano. I Diavoli Neri passano anche contro Carpi e salgono al terzo posto a una sola lunghezza dalla Raimond Sassari e dunque dalla seconda piazza. Anche la capolista Brixen dovrà riprendere a correre veloce dopo le due sconfitte incassate per la mano del Vojvodina in campo europeo. Imbattuta in Serie A Gold, la formazione di Davor Ciutura fa i conti con una delle compagini più in forma del momento. Brissinesi di scena all'attacca sul campo di un Cassano Magnago che proprio in Alto Adige sabato scorso ha inferto a Bolzano un colpo durissimo. Il 31-29 degli Amaranto infatti coincide con la terza sconfitta consecutiva dei bolzanini guidati da Mario Sporcic, scivolati fuori sotto il profilo sia ideale che fattivo dalla lotta per le prime 4 posizioni. Merano dalla sua si prepara alla trasferta sul campo della Team Network Albatro e guarda nel frattempo al match fuori casa di Sassari contro Pressano. I gialloneri vengono da un sabato di pausa, ma in precedenza avevano messo in fila 2 vittorie importanti e confermato lo stato di grazia soprattutto di Nicola Rossi, quinto nella classifica marcatori con 50 centri. Pronostico chiuso in Conversano Romagna, mentre appaiono decisamente più difficili da decifrare i match che coinvolgono le emiliane Secchia Rubiera e Carpi, uomini di Galluccio ospiti nella casa della pallamano di Chieti contro il Campus Italia. Quelli di coach Serafini invece ricevono in casa Fondi. È uno scontro a salvezza e al Vallauri i carpeggiani proveranno a muovere una classifica ancora ferma. Possiamo ben dire, Matteo, che è archiviata la parentesi internazionale, anche diciamo così, non con grande soddisfazione. Ora Conversano e Bressanone si dedicheranno solo ed esclusivamente al massimo campionato. Una perché deve difendere lo scudetto conquistato nelle ultime 2 stagioni, l'altra perché in campionato è imbattuta, viene da 7 vittorie consecutive. Peraltro Bressanone deve affrontare l'aspetto psicologico di 2 sconfitte pesanti in Europa, sì, mentre Conversano invece ha già risollevato la testa soprattutto in Europa, perché comunque al di là dell'eliminazione è riuscita a fare il risultato. Credo che il momento di Bressanone sia più particolare. Il prossimo impegno insomma dovrà essere da questo punto, sì, di vista affrontato con grande attenzione. Esattamente, tra l'altro è da capire anche se giocherà o meno Davide Bulsamini, che ha saltato la trasferta in Serbia. Allora diamo uno sguardo insomma tanto alla classifica che in qualche modo abbiamo già raccontato e delineato, ma soprattutto al prossimo turno. E la graduatoria, come dicevamo, vede comunque, al netto di quello che è successo nelle ultime settimane in cui Bressanone non è scesa in campo, sempre la formazione altoatesina allenata da Ciutura in vetta alla classifica. Si è rifatta sotto però il Merano, che è entrata a questo punto a pieno titolo nell'elenco delle squadre che navigano nelle prime 4 posizioni nella zona playoff, e occhio poi anche alla Raimond Sassari, che ovviamente è sempre lì, ma questo era più lecito attenderselo alla vigilia anche alla luce di quello che avevamo visto nelle giornate precedenti. Vediamo anche il prossimo turno con le partite che si giocheranno nel prossimo fine settimana. In questo caso non ci sono partite rinviate, si gioca a pieno ritmo finalmente per quanto riguarda gli uomini, quindi Albatro Siracusa Alperia Merano, Campus Italia che riceve il Secchia Rubiera nella casa della pallamano, Carpi Banca Popolare Fondi, gara molto interessante per la zona salvezza. Carpi è l'unica squadra che non ha ancora vinto fino ad ora. Bolzano Sidea Group Junior Fasano, Cassano Magnago Bressanone, Pressano Raimond Sassari, anche questa, sì, bella partita, e Conversano Romagna. Si torna a giocare anche in Serie A femminile dopo la parentesi, la sosta per il Team National Week e per gli impegni della Nazionale Azzurra. Si riparte, mancherà una partita all'appello nel quadro completo della prossima giornata. E sarebbe stata probabilmente anche la partita più attesa, no? Per altri motivi, Matteo. Per la novità che ha caratterizzato, mentre la nazionale femminile peraltro stava per scendere in campo, ha caratterizzato il weekend, perché sabato, lo possiamo vedere nelle immagini con l'annuncio ufficiale, la IOMI Salerno ha annunciato il nuovo allenatore, la nuova guida tecnica, che risponde al nome di Francesco Ancona, allenatore plurititolato con la Junior Fasano. Fasanese Doc è stato il volto e la guida dei primi successi sulla scena nazionale della Junior Fasano, che passa a guidare una delle squadre più vincenti nella storia della pallamano italiana, tanto maschile quanto femminile di fatto, perché Salerno è tra le più vincenti di sempre.
ed è un matrimonio interessante che sicuramente ha destato grande curiosità e la desterà almeno fino all'esordio a questo punto. Esordio, peraltro il calendario propone un match niente male, perché l'esordio sarà proprio sul campo della Cassa Rurale Pontinia. Quindi partita davvero interessante effettivamente, mentre intanto in grafica possiamo vedere il prossimo turno, un prossimo turno che, come dicevi, non contemplerà Salerno, quindi giorni in più per lavorare. Per Padova che dovrà fare a meno di un atleta che partecipa alla Coppa d'Africa, quindi chiaramente gli impegni della formazione patavina sono stati tutti rinviati. E scendono invece in campo, come stiamo vedendo nella grafica, Secur Fox, Ferrara, Mezzocorona, AC Lifestyle, Erice, Brixen, Sioux Tirol, trasferta difficile per Bressanone che deve risollevarsi dopo un momento prima della pausa particolarmente delicato, Mestrino, Cassa Rurale Pontinia, Casal Grande Padana, Tusce Prato e Cassano Magnago, Teramo. Bene, ritornano anche gli appuntamenti al gran completo sulla nostra piattaforma ufficiale Eleven Sport e non soltanto il campionato italiano. Esattamente, ricordo che c'è la possibilità di seguire le migliori partite dei campionati europei che hanno concluso la prima fase con qualche grande delusa, qualche grande invece che continua come la Norvegia, campione in carica, a confermarsi tra le big europee. Le migliori partite sono in diretta su Eleven Sports. Grazie Matteo Aldamonte, ringraziamo ancora il presidente FIGH Pasquale Oria che è stato in nostra compagnia nella prima parte di Handball Mania, Sabina Alessio al coordinamento, noi ci ritroviamo settimana prossima, arrivederci.